Era il 19 luglio del 2018 quando scomparve Dyeus Kragasi. La dodicenne bengalese affetta da autismo sparita dall'altopiano di Cariadeghe a Serle, in Valsabbia, nel Bresciano, forse è stata ritrovata. Quel giorno la ragazzina era impegnata con altri compagni in una gita organizzata dalla Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili, FOBAP. A un certo punto la dodicenne si era allontanata e da quel momento non è stata più trovata, facendo presagire che sia finita in uno dei numerosi spazi sotterranei e anfratti che la zona presenta? Ora però il giallo si infittisce, un piccolo teschio è stato ritrovato nei boschi di Serle, in provincia di Brescia. È la stessa zona dove 2 anni fa si concentrarono le ricerche della piccola Yuskra. Saranno gli accertamenti medici a stabilire se i resti trovati siano proprio della ragazzina. Il caso giudiziario, come riferito dal giornale di Brescia, era stato chiuso nei mesi scorsi con la condanna per omicidio colposo a 8 mesi, in virtù di un patteggiamento per l'operatrice dell'associazione che durante la gita aveva il compito di controllare la bambina. Intervistato, il padre della bimba ha detto: "Spero sempre che sia viva". Nessuno mi ha avvisato. Adesso aspettiamo di vedere se quelle ossa sono di Yuskra. Lo ha detto Modli Tongasi, il padre di Yuskra. Serviranno gli esami del DNA per capire se si tratta della bambina. Io spero sempre possa essere viva mia figlia, ma adesso vediamo con queste ossa trovate, ha detto il padre che aveva seguito ogni giorno le ricerche. Da papà spero sempre possa tornare. Cosa è successo quel giorno ancora non l'ho capito. Come abbiamo detto, per quella scomparsa era stata indagata l'educatrice Roberta Ratti, che nel corso del processo di primo grado ha ora deciso di patteggiare una pena di 8 mesi di reclusione per omicidio colposo. La sentenza è arrivata dopo che la famiglia della giovane è stata risarcita di quella grave perdita. Nell'udienza in processo non erano presenti l'imputata e nemmeno il padre di Yuskra, che da subito si era attivato per chiedere di trovare la propria figlia. Ti potrebbe anche interessare, coronavirus. Scatta un'altra zona rossa, il comune è in pieno lockdown.